Ehi, ciao! Stavo pensando che sicuramente dopo aver visto questo video, molti di voi diranno: ma no, non lo dovevi dire! Ti porta sfortuna! Fidati, non lo dovevi dire, hai sbagliato! Una cosa succede bella e non la devo dire. La dico e non solo. Ci ho fatto anche la 42esima puntata. Ma non vi dico nulla. Perché vi dico tutto da lì. Racconterò ciò che passa in testa, la verità non è mai abbastanza e un equilibrio c'è, ma tanto non so qual è. Allora, per quale motivo sto aprendo questo video in questo modo? Perché adesso, zoomando, vi farò vedere il concetto, diciamo l'idea di base che ha mia mamma sullo spuntino serale. Io mi trovo fuori, non sono a casa, sono in una camera di albergo e questo sarà il mio pasto di stasera. Ma avviciniamoci, andiamo ad analizzare. Allora, come diciamo primo barra secondo barra una fusione di sapori, possiamo vedere sotto nel piano inferiore un'insalata di riso con wurstel, mais, pomodori e sopra, separati da due foglie di lattuga, due cotolettone con sopra due sottilette, tra l'altro sciolte per, diciamo così, per un gusto più soft. Poi ci spostiamo sulla destra e vediamo un pezzo di parmigiano che lo accompagnerò sicuramente con questo mezzo filoncino di baguette. Poi ci spostiamo su per mandare tutto giù. Dice, che fai? Non è che ti puoi bere l'acqua naturale e basta. No, ci stanno due succhi, sai i succhini, quelli la pera, nutrienti che danno ai bambini all'elementare, no? Per crescere forti, che di solito questi qua li mangiano i bambini, quelli in carne, quelli un po' cicciottelli. Se io volessi dell'altra frutta, ci spostiamo qui e possiamo vedere un'arancia, una pesca e una banana. E il tutto noi lo concludiamo, per non farci mancare nulla, con la scelta barra mangiarli tutte e tre di tre tronchi rigorosamente di tre gusti diversi. Questa è la testimonianza del tipico pensiero nordico. Una sera tu dici, arrivi alle 10 e un quarto in hotel e che fai? Per non andare a letto pesante ti fai giusto così uno spuntino. Ma giusto così, giusto per digerire tra i sogni, diciamo. Ecco, questo è il tutto. I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to taste in time. I know how to go. I know how to go from front to right, silence and sound. The day I hold each other tight, like us. Did they ever fight like us? Ok, mi sentirete soltanto parlare. Lo vedete? Lì, quella è la stazione di Forlì. Sono appena tornato dal primo giorno in cui ho fatto tra l'altro anche l'audizione, ero nella lista di quelli che dovevano fare l'audizione. Ma di cosa? Cioè, non vi ho detto l'audizione di che? Sono qui a Forlì perché da qui a Forlì mi sono spostato stamattina a Castrocaro, Terra del Sole, proprio perché ho fatto. Sì, ma aspetta, facciamo vedere un po' di sole. Non so chi segue di voi, penso tutti, The Walking Dead. Sembra la zona della prigione. Sai dove hanno costruito la prigione? Infatti in sottofondo monterò un qualche audio tipo alla Walking Dead. Voglio, ditemi se non sembra proprio quella, guardate, eh.
Ok, dopo questa cretinata vi continuo a dire, sono andato a Castrocaro del Terra del Sole proprio perché ho fatto l'audizione, la seconda fase del concorso Castrocaro. Stanno queste strutture a Forlì così un po' non riesco a capire cos'è. Qua, per chi non lo conoscesse, ci vorrebbe Sabaku no Maiku. Ho fatto questa audizione, ho fatto la seconda audizione, sono qui tre giorni, domani è l'ultimo giorno. You and I, we don't wanna be like them, we can make until the end, and nothing can come between you and I, not to be the gods above. Say but in the dubious, and nothing can come between you and I. Oh, you and I. Adesso cerchiamo qualcosa da mangiare. Attenzione, c'è una festa. C'è una festa sul serio. Adesso ci imbucheremo in questa festa. Mi sa tanto che è una festa per bambini, quindi guardate, mimmi. No, vabbè, sembro un maniaco che va a riprendere con la videocamera le feste per i ragazzini, per gli adolescenti, quindi cambiamo strada, torniamoci in hotel, non facciamo casini, poi ci arrestano, ci fanno tutti, poi fai video dalla cella per YouTube, non è proprio bellissimo, dici cambi location, però boh, è tutto, non lo so, sembra un po' Paternò, il paesino dove abito io in Sicilia, cioè dove abitavo io in Sicilia. Guarda, è bellissimo, secondo me sembra un po' Paternò, a parte il parlare che qui parlano tutti così con la esce tutta giugiosa, a parte quello. Paternò sono più decisi nel parlare. C'è un'affitta, sì. Mamma. Fra. C'è un'affitta, sì. Sai che noi andiamo alla Conad. A dopo, quindi. I figured it out. So the mistakes fall down. Meet in the middle. There's also room for common ground. I see what it's like. I see what it's like from day to night. And never together. Cause days and days in a different light. Like us, do you ever try? Like us. You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end, and nothing can come between you and I. Not to be the gods above, can separate the dubious. Dobbiamo andare a cercare qualcosa che faccia pizza. È una pizzeria. E qua praticamente fanno kebab e ristorante cinese. Kebab non lo prenderò mai perché prossimamente caricherò un video dove farò un tutorial su come fare un kebab fatto come si deve, italiano, e sarà partecipe mia mamma. Quindi mamma, ho promesso a tutti un video con te presente, quindi ti ho incastrato. È così, va così. Pizzeria Sole. Trovato. Mi dispiace se alcuni di voi si aspettavano chissà quali riprese o avvenimenti. Il discorso è questo: ho voluto filmare un po' l'avventura mia a Castrocaro, che appunto, lo dico, non è finita, perché sono in attesa di disputare appunto questi quarti di finale. Ma dicevo, ho voluto appunto
raccontare e rendere memorabile con questo video, questa mia avventura, perché l'ho fatto con tutte le altre, a Londra, Bologna e altre ancora. Perché comunque vada, quello che ti resta non è la favoletta, l'importante è partecipare, eh? È una cretinata, perché questo lo dice chi non vince mai, o chi non si aspetta o pretende di voler vincere, è una stupidaggine. Quello che deve restare di un'esperienza come questa sono tre cose. La prima è le persone che conosci. Dalla persona che è convinta che il giudice non lo stesse ascoltando perché non ci capisce nulla, alla persona che si è fatta non so quanti chilometri di notte con la macchina per venire a fare soltanto quell'unico provino che magari sarà durato 5, 10, massimo 15 minuti. La seconda cosa, la persona che ti ha ascoltato. Non la dimenticherai mai. La terza, e per quanto mi riguarda è quella che mi rappresenta, non la più importante, ma è quella che mi rappresenta di più, è il posto dove sei andato e quel momento in cui ti trovi tu e tu da solo in mezzo ad altra gente in un paese, in questo caso come Forlì e Castrocaro, terra del sole, in cui sai che non è casa tua, ma in qualche modo lì, con i tuoi pensieri, quando rientri in albergo, quando esci, quando vai a comprare una semplice pizza, dell'acqua, la qualsiasi cosa, e sai che sei lontano da casa tua, in qualche modo arriva un attimo, un momento, in cui con i tuoi pensieri ti senti a casa. E quel momento a me serve per capire che quello che stai facendo, comunque vada, è ciò che ti fa stare bene. Buona musica, ragazzi. Alla prossima.